gioca bene col perno Pecchi, poi Trapani ha spazio per tirare, cortissima la sua tripla. Alla fine patron Marco Trasenti e il coach Nino Sanfilippo sono riusciti a convincere Fabrizio Trapani. Il capitano rimane all'ombra del Partenio e anche il prossimo anno vestirà la casacca della Scandone e guiderà il gruppo biancoverde con l'obiettivo di provare a centrare la promozione. Metronomo, leader del club biancoverde Trapani, è legato da anni ad Avellino. Il cestista di Pontacagnano è ormai un irpino d'adozione. Prima l'esperienza nel settore giovanile, poi il ritorno da grande nella stagione 2020-2021, annata terminata con la retrocessione e il successivo fallimento della società, e poi la chiamata di Sanfilippo nella passata stagione, coach biancoverde che ha deciso lo scorso anno di costruire il roster proprio intorno al suo fedelissimo. Trapani è stato un autentico protagonista della Scandone che ha conquistato i playoff, per lui in carriera anche esperienza in B a Sant'Antimo e Civitanova Marche. Nel frattempo Maria Picariello lascia la Scandone e passa a Scafati, sarà la nuova manager relazioni esterne, eventi e ticketing giallo-blu.